Giovedì 11 di aprile è partita la mobilitazione sindacale preannunciata da giorni da CGIL e UIL, sciopero generale dei settori privati, si scende nelle piazze italiane, comprese nelle 5 province marchigiane, e così in Piazza del Popolo, bandiera al vento di CGIL e UIL, zero morti sul lavoro, il primo punto all'ordine del giorno, ma poi c'è anche precariato, equità fiscale tra i temi cardine trattati, ma come dicevo con la sicurezza sul lavoro che è il vertice della piramide, ancor più dopo i fatti della tragedia della centrale idroelettrica di Suviana. Dobbiamo sempre aspettare l'episodio eclatante per parlare di una strage che continua, perché poi se andiamo a vedere il numero totale dei morti ogni anno in questo paese sono tanti e sono inaccettabili. Ma non è soltanto i morti, cioè nel lavoro ci si infortuna, con il lavoro si prendono delle malattie, le malattie professionali. Tutto il tema della salute e della sicurezza deve essere affrontato in maniera diversa, innovativa, efficace, cosa che purtroppo per troppo tempo in questo paese non è stato fatto. Questo governo, come anche i governi precedenti, dovrebbero fare delle politiche molto diverse rispetto a quelle che hanno messo in campo e soprattutto destinare risorse pubbliche in maniera molto più importante di quelle che sono state destinate fino ad oggi alla ispezione, alla verifica e alla prevenzione. Sicurezza sul lavoro che tra l'altro diventa un tema strettamente legato anche a quello del precariato e del lavoro sommerso. Il precariato è una piaga importantissima che si lega anche alla situazione della salute e della sicurezza, perché se andiamo a vedere quei lavoratori, anche in tantissimi casi anche eclatanti di morti sul lavoro, spesso sono stati provocati soprattutto per persone che non avevano la giusta formazione in termini di salute e sicurezza, che avevano iniziato da poco quel tipo di lavoro o che passavano da un lavoro all'altro o che erano legati ai subappalti di aziende, appunto, che subappaltavano quel lavoro ad altre ditte che non avevano messo in formazione queste persone. Tematiche che i sindacati in mattinata dalla piazza hanno trasferito sul tavolo del prefetto Emanuela Saveria Greco. Il prefetto ha accolto il nostro documento di CGIL e UIL a livello nazionale, dove gli abbiamo presentato la situazione provinciale di quelle che sono anche la necessità della sicurezza sui luoghi del lavoro, quella di una riforma fiscale necessaria, e soprattutto si è detta disponibile ad aprire un tavolo tecnico. Per noi questo è fondamentale. Aprire un tavolo tecnico significa coinvolgere le parti interessate, significa iniziare a fare prevenzione, significa iniziare a comunicare la necessità di un cambio culturale. I dati che ci provengono anche dagli infortuni sui luoghi del lavoro non sono rassicuranti. Il 50% degli infortuni, peraltro, che ci vengono registrati sono dovuti a lavori precari. E il dato ancora più triste è che aumentano gli infortuni nelle file delle donne, perché evidentemente sono impiegate in aziende senza avere una formazione basilare che li consenta di svolgere quel lavoro, e questo è un dato su cui dobbiamo riflettere. Quindi abbiamo trovato un prefetto disponibile che conosceva già in parte la situazione, e ci auguriamo insieme di poter iniziare veramente una campagna importante da questo punto di vista.